Allora, fine settimana intenso, questo fine settimana di settembre a Nicosia con diversi eventi. Sì, Cominciamo. diversi eventi, numerosi eventi. Intanto, al solito, dottore Leonardo, grazie per la sua presenza qui nella stanza del sindaco. La ringrazio così mi dà la possibilità di comunicare ai miei cittadini questo fine settimana intenso all'insegna della storia, della tradizione, della cultura e del puro divertimento. Ci saranno sabato e domenica, quindi 8 e 9, Notte Bianca, il Corteo Storico e la Sagra del Nocattolo. Io volevo ringraziare per le manifestazioni che andremo a fare, volevo ringraziare intanto la partecipazione necessaria, sostanziale, importantissima della Confcommercio. Ci sta permettendo, in un lasso di tempo brevissimo, di organizzare queste manifestazioni così importanti. Dico, partiamo a settembre, e meno male forse che siamo partiti a settembre, perché le condizioni climatiche del mese di agosto non sono state le migliori. Ma volevo dire, e mi volevo scusare con i miei concittadini che stiamo partendo a settembre perché abbiamo avuto difficoltà nell'approvazione del bilancio e quindi era necessario che ci prendessimo questo tempo. Ma tutto settembre comunque sarà all'insegna del divertimento, della partecipazione e della festa di popolo. Oltre a queste manifestazioni, noi andremo poi giorno 12 ci sarà Aria Sanremo, e quindi una gara canora di importanza regionale, e poi giorno 14, sempre in piazza, i figli dell'Officina, che sono un gruppo di ragazzi che hanno già suonato a Nicosia e che sono bravissimi e che sono molto seguiti dai giovani soprattutto. Infine, una manifestazione importante per la quale abbiamo avuto anche un contributo regionale, perché la manifestazione è proprio di impatto così forte che la regione ha voluto finanziarci o cofinanziare l'evento. Ma ne parleranno meglio Salvatore, Antonio, di questa cosa perché sarà una manifestazione successiva. Infine un grazie, ma proprio un grazie di cuore a Daniele Bidone, a Maria Letizia D'Amico e a Nando Zappia che si sono spesi nell'organizzazione di questi eventi. Dottore, grazie. Allora, ricordiamo un attimo gli eventi, come si susseguiranno in questa settimana. Si comincerà sabato sera con. Sabato sera si comincerà con la Notte Bianca, poi successivamente la domenica ci sarà la Sagra del Nocattolo, ormai da 4 anni che grazie diciamo, a questa amministrazione si svolge questo evento. E quest'anno insieme alla Sagra del Nocattolo ci sarà un altro evento che è sempre stato molto importante che per Nicosia, che è il Corteo Storico. E poi durante la settimana gli altri eventi che ha enunciato il sindaco. Io mi trovo qua in rappresentanza dell'azienda silvopastorale che da 4 anni collabora per la realizzazione della Sagra del Nocattolo. Non c'è il presidente, la dottoressa Maria Letizia D'Amico, perché non si trova a Nicosia. Per noi diciamo, è sempre un piacere poter collaborare e poter partecipare alla riuscita di questi eventi, soprattutto di questa della Sagra, perché la valorizzazione del prodotto tipico è sempre stato per noi uno degli obiettivi principali. Come si svolgerà? Diciamo, ci sarà un percorso da seguire? Come gli altri anni ci sarà un percorso enogastronomico dove il partecipante acquisterà un ticket simbolico e potrà poi assaggiare i vari prodotti tipici messi a disposizione delle aziende Perché ricordiamo, non è solo il Nocatto, ci sono anche altri prodotti locali che verranno esposti e potranno essere degustare, si produttrici. Sì, ci potranno saranno degustare. dei fici, un salumificio, le marmellate, altre Ma anche conserve, vino, birra, se non sbaglio. vino, birra, e maccheroni e poi si concluderà tutto in piazza con il Nocatto, il principe, diciamo, di questo percorso enogastronomico. Mentre per quest'anno, come mai avete messo pure il corteo storico dentro questo percorso, dentro questa sagra? Il corteo storico è stato messo per cercare di aumentare la gente che viene a Nicosia perché saranno altri cortei che si aggregheranno a questo corteo storico. Però io come associazione, quindi io parlo sempre come presidente, ma voglio parlare come direttivo perché per me è la squadra quello che fa. Quest'anno, dopo la quarta volta, siamo onorati di fare parte di questa Sagra del Nocattolo, dove pensiamo che sia una cosa non importante per Nicosia, ma di più, perché è un prodotto nostro, locale,
che deve sicuramente essere portato avanti negli anni, quindi noi crediamo al paese di Nicosia. Il ritardo possa essere soltanto un ritardo, diciamo, forfettario, perché sono convinto che ci sarà una grande collaborazione dei paesani, ma oltretutto una grande collaborazione da parte nostra dei commercianti, dove magari invitiamo ad aprire sia per la Notte Bianca e anche per la Sagra del Nocattolo, perché si aspetta parecchia gente che venga di fuori. Poi volevo sicuramente ringraziare l'amministrazione, perché ci rende sempre partecipi a tutti gli eventi che siamo sia a Nicosia, ma la nostra partecipazione è perché noi crediamo al paese che si chiama Nicosia e andiamo avanti per questa cosa. Confcommercio in prima fila, quindi qualche altro evento che potremmo gustare dopo il fine settimana? Allora, per noi innanzitutto Confcommercio è un onore partecipare alla manifestazione per il nostro paese, e grazie all'amministrazione che ci onora ogni volta di partecipare ad essere presenti in tutte le manifestazioni. Oltre a quello che è stato elencato precedentemente, la cosa fondamentale è che durante il periodo di settembre, oltre a queste manifestazioni, ci sarà un grandissimo evento che sono i Madonnari. Che cosa sono i Madonnari? I Madonnari sono dei grandi artisti naif che disegneranno la terra con dei colori e che porteranno qualche cosa di importantissimo, che per noi è la prima volta, a carattere regionale, ma a carattere anche internazionale, dove vi diremo poi più avanti quello che faranno, ma sarà un evento veramente storico e importantissimo per la nostra città, dove siamo noi compartecipi e siamo orgogliosi di aver portato qui a Nicosia questa bella realtà. Ma la cosa che vorrei ricordare a me, ma soprattutto a tutti, di partecipare attivamente a tutta questa nostra bellissima città, che è un onore, un fiore all'occhiello per tutti noi, dove veramente la gente del cuore ci invidia per quello che riusciamo in poco tempo, anche correndo notte e giorno, ma alla fine portare a termine tutto quello che pensiamo di fare, e lo facciamo, cerchiamo discretamente, non vogliamo montarci la testa, ma per noi è un orgoglio e un piacere poter portare avanti quello che l'amministrazione, noi nel nostro piccolo, cerchiamo di portare avanti. Vorrei semplicemente dire, rubando una forza della frase di qualche spot di qualche anno fa, di così è da bere, di così è da vivere, e c'è veramente di poter dire: sono stato di così con orgoglio e voglio ritornare. E ringrazio anticipatamente il sindaco, l'amministrazione e tutti i nostri concittadini e non che saranno presenti in questi giorni di così.